tranne la cancelliera tedesca Angela Merkel, costretta da una avaria del suo aereo a rientrare a Berlino, i capi di Stato e di Governo attesi al G20 argentino sono atterrati a Buenos Aires. Un vertice importante più che per le eventuali decisioni comuni per i suoi bilaterali. Lo statunitense Trump, dopo aver cancellato quello con Putin, ne avrà uno col cinese Xi Jinping. Credo che siamo vicini a fare qualcosa con la Cina, ma non sono certo che sia quello che voglio. Proprio ora che cominciano ad arrivare negli USA miliardi e miliardi di dollari di tariffe e dazi. Davvero non saprei, credo che la Cina voglia arrivare ad un accordo, io resto aperto, ma francamente sono soddisfatto dell'accordo attuale. Con il russo Putin, Trump avrebbe dovuto parlare della crisi in Crimea, ma proprio i contrasti su questo punto sono all'origine della cancellazione definitiva del colloquio. Nessun imbarazzo, infine, per il saudita Mohammed bin Salman, sbarcato nella capitale argentina con la sua consueta corte. Il sospetto che grava su di lui, quello di aver ordinato il brutale assassinio del giornalista Khashoggi, viene sublimato dalle verità diplomatiche. Nonostante ciò, i padroni di casa argentini dovranno maneggiare con cura la sua ingombrante presenza. A Buenos Aires, infine, anche i presidenti del Consiglio europeo, Donald Tusk, e della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, che hanno visto ieri il capo dello Stato argentino, Maurizio Macri.